internet ha fatto una cosa un pochino particolare. Infatti, se andiamo nel negozio oggetti, possiamo vedere che qua sopra, andando e qua scorrendo fino in cima, ragazzi, abbiamo una skin che però è un po' particolare, perché questa skin qua, rubando il Flapjack, se vi ricordate bene, era una skin che poteva essere sbloccata in maniera completamente gratuita andando appunto a completare le sfide di Fall Guys per Fortnite. Infatti, ragazzi, non l'ho shoppata e come vedete nel mio armadietto io ce l'ho, eppure la skin ora non mi fa vedere tra i recenti. Comunque, io questa skin, come vedete anche dal negozio oggetti di Fortnite, io ce l'ho in possesso, la skin Flapjack. Quindi, ragazzi, in questo caso, perché comprare una skin che prima era gratis? Beh, la stessa cosa l'hanno fatto anche con Rubin Ombra, ma dopo tutto, per chi non ha Fall Guys può essere un'occasione per ottenerla. Commenta qua sotto cosa ne pensi di questa scelta di Fortnite.